Buongiorno. Qualche anno fa mi trovavo nella pianura di Serengeti in Tanzania per assistere alla migrazione degli Gnu. È uno spettacolo impressionante, forse qualche volta lo avrete visto nei nostri documentari. È una mareggiata di animali che avanza in massa azzerando l'erba che incontra per strada, un po' come un gigantesco tosaerba. Ricordo che la notte sentivamo questa armata di Gnu muggire in lontananza. Gli Gnu, come si sa, migrano in continuazione in cerca di erba fresca e quindi debbono sapersi orientare, trovando ogni volta non solo la direzione e il momento giusto, ma individuando anche le pozze d'acqua per dissetarsi. In realtà scoprì che le cose non stavano esattamente così. Gli apripista della migrazione degli Gnu, le vere guide, cioè, sono le zebre. Sono loro che aprono la strada individuando anche in anticipo le pozze d'acqua sicure e guidano questo viaggio della sopravvivenza, un viaggio insidiato da predatori, da pericoli di ogni genere. Il documentario di oggi punterà il suo obiettivo proprio sulla zebra, questo animale dal mantello così curioso, mantello che rappresenta un espediente mimetico per confondere i predatori. Tra l'altro gli operatori ci mostreranno in proposito un branco di zebre che scompare nell'aria tremola e rovente della savana. E vedremo come la zebra svolga il suo ruolo di guida, tra l'altro senza nulla rubare ai pascoli degli Gnu. Infatti mangia l'erba più alta e più fibrosa, lasciando agli Gnu la vegetazione più bassa e più tenera. Un'organizzazione perfetta se non ci fossero i leoni ad aspettarli al passaggio e anche i coccodrilli in agguato nei guadi. Vediamo. Le zebre, uno dei cavalli selvatici di maggior successo, sono le guide della grande migrazione africana. Ma perché hanno questo mantello così vistoso? Sono state avanzate diverse ipotesi, ma solo adesso stiamo cominciando a capire fino a che punto le loro strisce siano importanti per sopravvivere in un mondo davvero pericoloso. Ogni anno 200.000 zebre comuni danno vita allo spettacolo più grande della Terra, la migrazione del Serengeti. Aprono la strada a più di 1 milione di gnu e a 500.000 di gazzelle. Le zebre trascorrono la vita in continuo movimento, seguendo le piogge che si riversano con un ritmo stagionale sulle pianure del Serengeti in Africa. A una prima occhiata, queste enormi mandrie sembrano un confuso mare di strisce, ma in realtà la mandria è perfettamente organizzata. È composta da stretti gruppi familiari con uno stallone che controlla fino a 6 giumente e i piccoli. In ogni famiglia si creano rapporti intimi e duraturi. Gli stalloni sono facilmente riconoscibili dalla corporatura tozza e robusta, dal mantello più lucente e dalle strisce più scure. Uno stallone con una famiglia a carico trascorre molto tempo ad eseguire elaborate cerimonie di saluto. A volte ha a che fare anche con altri 30 maschi in un solo giorno. Strofinarsi la testa e soffiare col naso serve a mantenere buoni rapporti con i vicini. Questo comportamento amichevole è il perno attorno a cui ruota la società delle zebre. All'interno delle famiglie, anche tra le giumente e i puledri, si creano stretti legami e durevoli amicizie, tant'è vero che restano uniti anche se lo stallone scompare o viene rimpiazzato da un altro maschio. I giovani maschi e gli stalloni senza famiglia si riuniscono insieme in turbolente bande di scapoli che si dedicano a finte lotte e a giocosi saluti, una specie di prova delle complesse abilità di cui avranno bisogno un domani per essere a capo di una famiglia.
Forse è stata la complessità delle loro relazioni sociali ad aver dato origine alle straordinarie strisce delle zebre. Le zebre sono famose per il loro disegno psichedelico e sono state avanzate molte supposizioni per spiegarne l'origine. Forse possedere una specie di codice a barre individuale e appariscente è un sistema efficace per reclamizzare la propria identità ad una folla. È una firma permanente, portatile, facilmente riconoscibile dai familiari e dagli amici. Questa forma di comunicazione, che può essere utile per gli adulti, è addirittura fondamentale per i puledri. Una zebra appena nata deve essere capace di riconoscere la propria famiglia e in particolare la propria madre. Può imparare velocemente a identificare la giumenta dall'odore e dal suo nitrito, ma per completare il ritratto il puledro deve memorizzare le strisce della madre. Per aiutare il piccolo a eseguire questo compito, mamma zebra si allontana dalla mandria col neonato. Infatti, gli altri membri della famiglia potrebbero confondere il puledro durante il critico periodo dell'imprinting. Le giumente tendono a partorire contemporaneamente, durante la stagione delle piogge, quando c'è abbondanza di erba nuova per le madri che allattano. D'improvviso la mandria si riempie di giovani zebre che devono imparare a reggersi in piedi. I puledri devono essere in grado di correre insieme alla mandria già pochi minuti dopo la nascita. I loro passi incerti segnano l'inizio di un viaggio che li vedrà in marcia per la maggior parte della loro vita. Dopo pochi giorni, il puledro neonato fa il suo ingresso nella famiglia. È fondamentale che sappia riconoscere i suoi parenti nella lunga marcia che lo aspetta. Camminerà in fila in mezzo a loro per 3.000 chilometri. C'è un rigido ordine gerarchico. La giumenta dominante avanza in testa, seguita dalle altre femmine, disposte secondo il loro status, ognuna fiancheggiata dal suo puledro. In fondo al gruppo c'è lo stallone, impegnato a fare da retroguardia, ma anche da guida. Per far cambiare direzione al gruppo, avanza in testa alla fila e guida la femmina dominante lungo la strada che ha scelto. Condurre una vita nomade significa che le zebre si spostano continuamente in nuove aree dove la configurazione del territorio non è familiare e dove possono nascondersi molti pericoli. Lo specchio d'acqua è uno di quei posti. Qui lo stallone assume la guida della famiglia per controllare accuratamente che sia un luogo sicuro in cui far bere il gruppo. Le zebre sono gli animali più assetati fra quelli che compiono la migrazione e hanno bisogno di bere quasi ogni giorno. Per gli stalloni è un momento cruciale. Bevono per primi e poi invitano le famiglie a seguirli. Gli stalloni devono dividere il tempo a loro disposizione fra i saluti agli altri maschi e il controllo dei puledri, i quali approfittano di questa pausa per combinare guai. Dopo qualche tempo un puledro si perde e nel tentativo di individuare la madre nella folla di zebre comincia ad emettere dei richiami. Era il suono che lo stallone aspettava di sentire. Mette termine bruscamente alle sue visite di cortesia per andare a recuperare il suo piccolo. Ora i giovani puledri sono abbastanza agili da mettere alla prova lo stallone. La madre è più severa.
Dopotutto, gli specchi d'acqua sono luoghi notoriamente pericolosi per le zebre. Per i leoni, invece, sono proprio i posti adatti in cui tendere imboscate alle zebre, normalmente ombrose. L'atteggiamento prudente delle zebre viene studiato dagli gnu e dalle gazzelle come misura della sicurezza dello stagno. Ma ogni tanto anche le zebre si distraggono. Le zebre sono obbligate a bere e a guardarsi intorno nello stesso tempo. Il leone invece può limitarsi ad osservare comodamente. È possibile che in mezzo a questa folla di animali il leone sia confuso dalle strisce delle zebre. I loro corpi in movimento danno vita a un caleidoscopio di disegni e rendono difficile al leone appuntare l'attenzione su un singolo esemplare in un mare di strisce bianche e nere. Se però il grande felino riesce a individuare un esemplare, allora quella zebra è davvero nei guai. La morte di un membro sembra provocare una sorta di angoscia nella mandria. Per la famiglia delle zebre, così legata, la perdita di un individuo è una tragedia. Le strisce di una zebra possono servire anche in altri casi, nella sua complessa vita sociale. Come tutti gli equini, le zebre amano essere pulite e dedicano molto tempo ad aiutarsi a vicenda a liberarsi dai parassiti irritanti. La frequenza e la durata delle pulizie reciproche fra i vari esemplari sono una misura dello status e dell'amicizia all'interno della famiglia. Le pulizie reciproche sembrano ricoprire un ruolo fondamentale per le zebre, tant'è che forse le loro strisce in origine si sono evolute come indicatori dei punti da grattare attorno al collo e ai fianchi. Più tardi, nel corso dell'evoluzione, le strisce possono essersi diffuse su tutto il corpo come una specie di cartellone pubblicitario per reclamizzare l'amichevolezza. Il risultato finale è un cavallo con una livrea davvero inconsueta. Ma la zebra comune non è l'equino più striato in assoluto. Le strisce della zebra di Grevy sono più fitte e più sottili. Anche se a volte le strade delle due specie si incrociano, le zebre di Grevy tendono a vivere in habitat più caldi e più secchi. Le striature quasi psichedeliche di queste zebre hanno dato vita a un'altra teoria sul loro strano mantello. Sembra che più caldo è l'ambiente in cui vive una data specie di zebra, più strisce disegnino il suo mantello. È probabile che le strisce della zebra siano in realtà un mezzo per controllare la temperatura. Le strisce nere assorbono più calore di quelle bianche, possono essere più calde anche di 10 gradi,
e sotto ogni striscia c'è uno speciale strato di grasso che protegge il muscolo sottostante. La differenza di temperatura tra le strisce dà vita a dei venti in miniatura che si diffondono sulla pelle e mantengono fresca la zebra. In effetti, la zebra è un commutatore di calore a quattro zampe. Le zebre comuni e quelle di Grevy hanno adottato lo stesso sistema per restare fresche, ma le loro vite sociali sono completamente diverse. Lo stallone di Grevy vive da solo controllando il suo territorio e né fra i maschi né fra le femmine si formano rapporti stretti o duraturi. Anzi, le zebre di Grevy sono molto più aggressive delle zebre comuni e lo stallone si accontenta di qualunque giumenta che entri nel suo dominio e accetti la sua corte insistente. Per evitare di essere legato a un dato appezzamento, lo stallone di zebra comune ha adottato un diverso approccio e controlla un gruppo familiare invece di un territorio. È una differenza che permette alla famiglia di essere più mobile e di migrare seguendo le piogge. Inoltre, consente allo stallone di restare sempre in contatto con le sue giumente. Come tutti gli equini, gli stalloni di zebra controllano se una femmina è in calore esaminando il suo odore con un organo speciale posto nella bocca. Per rendere evidente che è sessualmente ricettiva, la femmina fa anche delle smorfie. Finché continua la migrazione, le famiglie e gli scapoli viaggiano insieme, ma i rapporti sono tesi. Come al solito, lo stallone deve badare alla famiglia, ma deve anche respingere i rivali. Le zebre hanno un ruolo ben preciso come avamposto della migrazione. Trasformano l'alta erba pungente in stoppie, molto più gradite agli gnu e alle gazzelle che arriveranno dopo. Quando sopraggiungono gli gnu, possono mangiare l'erba più corta e più digeribile, che ha un maggiore contenuto di proteine. A loro volta, gli gnu lasciano dietro di sé dell'erba ancora più corta, dei germogli ancora più teneri per le gazzelle di Thompson, che hanno bisogno di cibo ancora più nutriente. La prima linea è il posto più pericoloso nella migrazione, ma è qui che vogliono stare le zebre, vere e proprie pioniere della savana. Quando il sole picchia forte, un alone di calore deforma le strisce delle zebre, mescolando i corpi in onde di un unico colore. Probabilmente quest'illusione ottica ha reso così famose le strisce delle zebre. Le strisce ondulate spezzano le sagome delle zebre e da lontano mimetizzano gli animali. Forse per i leoni è più facile scegliere uno gnu che ha un profilo più definito. Quando il caldo aumenta, i marciatori si riposano. Adottando la classica posizione usata da tutti gli equini, le zebre stanno in piedi con le zampe e gli zoccoli serrati, in grado di sorreggerle durante il sonno. Ma ci sono delle orecchie sempre allerta. Una sentinella è di vedetta, pronta a individuare i predatori. Esistono però dei piccoli attaccanti contro i quali le zebre possono fare ben poco, le mosche. Per ridurre al minimo il fastidio, le zebre stanno in fila, naso contro coda, in modo che ogni sventolata allontani le mosche dal muso di una vicina.
Anche in questo caso le strisce presentano dei vantaggi. Stranamente sembra che offrano una certa protezione contro le mosche tsetse. Le strisce spezzano la colorazione della zebra e confondono le mosche tsetse, che amano posarsi su superfici colorate uniformemente. Comunque sia, le zebre sono meno attaccate dalle mosche tsetse rispetto agli altri grandi erbivori. E forse per combattere ancora più efficacemente il nemico, le zebre si ricoprono di polvere. Ma può darsi che questa abitudine serva unicamente a proteggersi dal caldo. A volte il calore diventa davvero insopportabile. Il fuoco non ha un effetto così devastante come potrebbe sembrare. Anche se vaste aree di erba secca vengono trasformate in ceneri fumanti, questo facilita la crescita dell'erba nuova. Basta che ci sia l'aiuto di un altro elemento. Ecco le nubi cariche di pioggia che hanno fatto percorrere alle zebre quasi 1500 chilometri. Le nuvole enormi che si gonfiano in cielo annunciano un imminente sollievo per le zebre. Quando finalmente le nubi si scaricano, l'effetto è torrenziale. Il diluvio porta alle zebre il fresco tanto atteso. Gli animali stanno in piedi, aspettando di essere lavati dall'acqua. Le piogge portano nuova vita nella terra scura. La nuova vegetazione spunta velocemente dal tappeto di ceneri bagnate. Sono questi pascoli d'erba nuova che hanno attirato qui le zebre. La ricompensa di freschi pascoli spinge la zebra comune a compiere ogni anno questo viaggio faticoso. La resistenza degli stalloni e la vicinanza delle loro famiglie sono un fattore chiave per la riuscita dell'impresa. Ma le zebre devono la loro sopravvivenza anche a quelle che a prima vista potrebbero sembrare un handicap, le loro straordinarie strisce. È una combinazione vincente quella che permetterà a queste zebre di essere ancora, di nuovo, le pioniere della savana. Bene, è curioso pensare che queste zebre, questi gnu, sono un po' come le gocce di un fiume che scorre e che sembra essere sempre uguale, ma le gocce che lo compongono scivolano via e vengono ogni volta sostituite da altre. È così da tempi immemorabili, da quando la grande migrazione si è messa in marcia senza più fermarsi, sgranando una generazione dopo l'altra. Ci vediamo la prossima volta con un documentario dedicato al falco pellegrino, un rapace di grande eleganza filmato al rallentatore nelle sue spettacolari cacce volanti. A presto, arrivederci.